Buongiorno a tutti, bentrovati, buona domenica 7 aprile, giorno di vigilia. Intanto grazie per tutti i vostri messaggi di solidarietà, di vicinanza, anche se magari qualche collega avrà apprezzato che avesse scritto qualche cosa, però grazie a voi continuiamo a resistere a tutto questo odio e combattiamo sicuramente per dei social che implichino un'iscrizione, uno speed, delle regole ben precise, delle responsabilità che permettano anche alla giustizia di poter intervenire, che spesso ha le mani legate nei confronti di questi social esteri, stranieri, che non riconoscono neanche, non capiscono la gravità di quanto uno scrive. Come addirittura pensate che in risposta a quel messaggio di ieri che invocava una strage alla Charlie Hebdo perché sta antipatico un giornalista come me o come il collega Corazzi di Cronache di Spogliatoio, o perché non la pensa come allo stesso modo, perché parteggia per un'altra squadra, come si può invocare una strage che ha visto morti, feriti, uno degli episodi più brutti nella storia degli ultimi anni. Addirittura c'è gente che ha risposto: come va, tutto ok, i freni della macchina? E addirittura 9 like a un messaggio del genere. Cioè, voi capite, queste persone non devono avere impunità e accesso ai social, augurano le peggiori cose solo per sentirsi un attimo importanti. Addirittura i responsabili dei tweet si ritwittavano la mia denuncia come se fosse una medaglia, come se fosse un merito, e speriamo che il merito glielo faccia poi provare e assaggiare la polizia postale. Comunque veramente grazie per tutta la vostra vicinanza, perché se no non sarebbe possibile andare avanti in questo far west che sono diventati i social. Addirittura gli stessi stamattina hanno scritto: chissà se il cocainomane alcolizzato penserà a me stamattina, o speriamo che non si sia proprio svegliato. Una cosa che ti fa solo accapponare la pelle leggere questo odio, questo schifo, e nessuno che interviene, nessuno che blocca questi account. Fai segnalazioni e X ti risponde che non violano le linee guida della comunità, della piattaforma. Ma stiamo scherzando? Ma c'è qualcuno in Italia che può intervenire e bloccare tutto questo? Scusate, però sono cose che vanno al di là del tifo, vanno al di là della maglia, vanno al di là di quello che vi proponiamo ogni mattina, ogni giorno, perché se uno anche solo poi si fa prendere a un attimo di debolezza, ti distruggono la vita e non bisogna dargliela vinta, bisogna cercare di reagire e di rispondere a tutto questo. Spero anche che riusciate a farlo anche voi, magari segnalando, magari nel vostro piccolo. Svoltiamo, perché sennò non ne usciamo più da tutta questa brutta storia, altro che ancora peggio di quello che abbiamo assistito recentemente. Vigilia molto importante, vittoria del Milan senza problemi con il Lecce, anche se ci sono state proteste vibranti da parte del presidente
cui gli stessi, tra l'altro, hater seriali hanno augurato di aver problemi con l'aereo di ritorno a casa, ma pensate veramente questa gentaglia. A parte le polemiche che ci sono state sull'espulsione di Kristovic, secondo me giusta, e poi su il terzo gol di Leao che comincia con una spinta in aria di Theo Hernandez su Holmquist, ma soprattutto una ginocchiata in testa non rilevata né dall'arbitro né dall'assistente, e nessuno ferma il gioco e consente poi al Milan di segnare il 3-0. Partita senza storia, non è questo un episodio su cui polemizzare, però mi sembra che ci avessero raccontato gli stessi commentatori arbitrali la storia dell'imprudenza quando Sommer era uscito a Firenze con il pugno, una ginocchiata in testa. Non so se rientri nella casistica dell'imprudenza, ma gli stessi, lo stesso che sentiamo spesso, ha detto che non c'erano assolutamente gli estremi per un intervento, ma bisognava fermare l'azione per un colpo in testa, meno male, almeno quello, che però poi non è stato quanto successo. Inter che a questo punto non può più festeggiare prima del derby, questo è il verdetto dopo la vittoria del Milan contro il Lecce, aspettando domani, e che fatica arrivare fino a lunedì sera ad aspettare l'Inter che scenda in campo, mentre diversi quotidiani e non ormai definiscono un chiodo fisso il cercare di vincere lo scudetto nel derby, ma sicuramente non lo so, forse adesso la stanno dipingendo in questo modo, ma mi sembra che l'Inter, come hanno risposto più volte giocatori, dirigenti, lo stesso Inzaghi, pensi a vincere, che poi dovesse arrivare nel derby ancora meglio, perché vorrebbe dire festeggiarla alla prima possibilità utile, sempre che l'Inter le vinca tutte, compreso il derby, è l'unica possibilità vincere con Udinese, Cagliari e Milan, e allora sarebbe scudetto, se no arriverà più tardi, ma non credo che sminuisca l'arrivare più tardi dopo 5 derby di fila vinti, anche non vincere quello del 22 aprile non credo che cambi qualche cosa. Però adesso, sempre per la solita narrazione che tende a sminuire, cercano di, in qualche modo, di trasformare questa rincorsa, questa chiusura del lavoro in tutte le maniere, con addirittura questo chiodo fisso del derby, che poi spiace un po' per Nicolino Berti, che voleva festeggiare il suo compleanno con lo scudetto. Non sarà più possibile il 14 di aprile, tra l'altro il giorno prima è il mio, quindi ricordatevi, per gli auguri. Dicevo, vigilia, allenamento, poi partenza per Udine nel pomeriggio. Non ci saranno De Vrij, che ancora non ha recuperato i bastoni, che alla fine verrà preservato anche in funzione europei, nazionale, non si metterà a rischio dopo questo affaticamento ai flessori il suo finale di stagione, quindi due assenze nel reparto difensivo con le contromosse già pronte, che ha Simone Inzaghi che recupera Sommer in porta dopo la buona prestazione di Audero contro l'Empoli, che tra l'altro ha battuto il Torino ieri sera, quindi a conferma comunque di essere avversaria tosta e forte in questo finale di stagione in cui le squadre che lottano per la salvezza non mollano di un centimetro. Poi Carlos Augusto al posto di Bastoni con Pavard, che dovrebbe aver vinto il ballottaggio con Bissek, e Acerbi al centro della difesa. Dumfries in vantaggio su Darmian a destra, Di Marco a sinistra, poi squadra tripo, Ciala, Barella e Mkhitaryan, Lautaro e Thuram, sperando che segnino così
La finiamo anche di sentire tutte queste critiche a Lautaro, a Thuram. Mi ha fatto abbastanza sorridere un tweet ieri di un collega che dice adesso Pulisic ha segnato gli stessi gol di Thuram giocando in maniera avanzata e quindi sarebbe la mia risposta, con poi senza dimenticare i rigori procurati, gli autogol procurati da parte del francese, come se adesso ci fosse un confronto. È caduto il vecchio trap e tutto ciò non va bene. Lo recuperiamo subito. Chiedo venia, rimettiamo al suo posto. Dicevo, la situazione di Thuram mi sembra che abbia fatto una stagione incredibile. Adesso cercare di farla passare come una scelta addirittura sbagliata di mercato, secondo qualche cialtrone degli scantinati, mi sembra di sognare, però speriamo che si vada a segnare, così da zittire tutte queste voci, queste critiche assolutamente fuori luogo. Formazione tipo con l'Inter che dovrà vedersela con un Udinese che lotta per la salvezza senza Lucca e con una formazione che sarà molto abbottonata con solo Toven come unica punta e Pereira avanzato, questa la scelta di Cioffi, che quindi farà grandissima densità, pressione in mezzo al campo per provare a bloccare l'Inter come già è riuscito a fare con la Juventus. Vedremo se sarà una indicazione tattica giusta, interessante, o poi sì, chiaramente lascerà la risposta al pallone e al campo domani sera. Continuano intanto gli elogi da parte non solo della stampa italiana, ma anche di quella estera, perché addirittura la BBC ormai studia Simone Inzaghi e lo esalta, quasi invocando un suo arrivo in Premier League, per cui tifano tutti i non interisti, perché adesso sperano che si vada a distruggere questo suo gioiello quasi perfetto. Il 1 aprile, dicono i colleghi inglesi, dello scorso anno l'Inter di Simone Inzaghi fu sconfitta per 1-0 dalla Fiorentina. Mettendo in dubbio il futuro del tecnico, Inzaghi fu accusato praticamente di tutto, dall'uso incessante delle fasce alla mancata rotazione della squadra. Un anno dopo l'Inter è capolista mostrando tutta la sua bellezza, e qui vi riporto alla mente il mio soprannome, no? Simone il Bello, che era appunto dedicato alla bellezza del suo gioco, che già aveva fatto vedere nei suoi primi mesi all'Inter, quando la squadra volava, si divertiva come ha fatto per tutta questa stagione, ma poi complice l'infortunio di Brozovic e quella serie nera di 7 partite, perse lo scudetto, che rimane comunque come una macchia, anche se la si sta cancellando con il tempo, con i trofei, ma con un mix di bellezza, di risultati, di numeri, di attacco, di difesa, dal momento che fanno veramente impressione, anche se non dovessero essere dei record assoluti della Serie A. Quella contro l'Empoli è stata la 100ª vittoria di Inzaghi in Serie A, la miglior percentuale di vittorie di qualsiasi allenatore nerazzurro che abbia trascorso più di un anno alla guida dell'Inter. 150 partite, 100 vittorie, percentuale di successo del 67%. L'Inter non ha solo 14 punti di distacco dal secondo posto, ma anche il modo in cui gioca è spettacolare. Il fatto che i giocatori avessero libertà di eseguire mosse offensive mentre il resto della squadra si adattava
ruotando le posizioni senza soluzione di continuità per garantire solidità costante a un attacco imprevedibile, ricordava davvero l'incredibile stile dell'Olanda degli anni 70. Tutte cose che noi sappiamo già, abbiamo già sottolineato nel corso dell'anno. Non c'è da meravigliarsi, continuano i colleghi della prestigiosa TV inglese, che Inzaghi sia ora accostato a club di alto livello in Inghilterra e all'estero, compreso il Liverpool. Chi presta attenzione noterà che Inzaghi da tempo sta realizzando cose piuttosto eccezionali come allenatore. Il suo stile di calcio ha catturato l'immaginazione, anche se le critiche nei suoi confronti sono state esagerate e prevedibili da parte della sempre esigente stampa italiana. Non che Inzaghi sia sempre stato perfetto, negli anni precedenti l'insistenza dell'allenatore nel sostituire i giocatori che erano stati ammoniti, il suo eccessivo affidamento sull'11 titolare, i suoi cambi impostati e l'incapacità di mantenere alta la tensione sono stati giustamente considerati punti deboli, che spesso anche noi abbiamo sottolineato e criticato. Però ha compiuto l'altro giorno 48 anni, ci sta che un allenatore poi faccia esperienza e impari dai suoi errori, dalle sue sconfitte come quella di 2 anni fa, o anche comunque credo che l'eliminazione con l'Atletico Madrid sarà una lezione da imparare per una squadra ancora più forte. Non per niente adesso si sta cercando di rinforzare la panchina, le alternative per avere giocatori che spacchino le partite subentrando. Eppure, conclude la BBC, Inzaghi ha assorbito e imparato dalle critiche usandole per crescere e svilupparsi. Ogni anno si può vedere la progressione delle sue squadre, la mentalità in crescita e la raffinatezza delle tattiche. I giocatori dell'Inter sono molto bravi, ma li consideriamo eccezionali anche grazie a Inzaghi. Qui ci vorrebbe un applauso per questa analisi, per questo anche equilibrio che arriva dalla BBC, non da un giornale che può essere accusato di partigianeria o di faziosità. E mi sembra che sia una bella medaglia al merito questa, sì, non quella dei cialtroni, degli scantinati che un anno fa ne chiedevano l'esonero a gran voce e adesso provano a salire sul carro in qualche modo, anche se poi quello che dicono loro sono le stesse cialtronate. Addirittura sempre i soliti noti davano ragione all'esposto della Juve, di identità juventine, quello di cui abbiamo conosciuto l'esistenza da Tutto Sport, che però stamattina non riporta neanche più una riga su reazioni varie e affini. Forse si sono resi conto di quanto scritto in modo improprio e in ogni caso risponde, o forse hanno sentito la risposta dell'avvocato a Feltra, che vi riporto e che chiarisce tutta la situazione. L'esposto contro l'Inter, ha detto l'avvocato a Feltra, la Covisoc non può riceverlo, non è la stessa situazione di Regina o Siena. In merito all'iscrizione irregolare, che sarebbe irregolare secondo questi personaggi, i casi di Regina e Siena, risponde l'avvocato, sono diversi. Loro non erano in grado di pagare un debito scaduto, quindi la Covisoc ha detto che non potevano partecipare al campionato. Il prestito e della posizione debitoria dell'Inter, che nasce nello stato patrimoniale e non nel conto economico, sono cose reali ma che non incidono nella sussistenza di debiti. Nel caso sarebbe dovuta essere la Covisoc a bloccare l'iscrizione al campionato. Questa cosa non può essere sollevata oggi, eventualmente potrebbe essere un problema per la prossima stagione, ma l'esposto oggi non regge, non c'è nessuna possibilità di un'esclusione dal campionato. Poi non sono dei tesserati federali, quindi l'esposto alla Covisoc è irricevibile e non verrà neanche iscritto agli atti.
La Covisoc ha affermato che la società può continuare a svolgere la sua attività, e poi ribadiamo anche come la continuità aziendale sia garantita, a differenza di quanto scrivono, e soprattutto che l'UEFA proprio va sempre con la lente di ingrandimento ad analizzare tutte le situazioni, e l'abbiamo visto in altre casistiche, quindi potete benissimo stare tranquilli, si continua il progetto, si continua anche a programmare il futuro, e la grossa novità, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe Martial o Gudmundsson. Chiedo a voi, cosa dite? Si sarebbe, secondo la Gazzetta dello Sport, Martial offerto tramite il suo agente all'Inter. È in scadenza di contratto, ci sarebbe un'opzione che il Manchester United potrebbe di rinnovo utilizzare, ma visto quanto e come ha giocato anche nell'ultima stagione, la sua difficoltà, pensate, solo un gol in Premier League su 13 partite, 0 su 4 in Champions League, 1 in Coppa di Lega, 1 in Europa League nel 2022-23, cioè numeri di un giocatore sicuramente che si è perso per strada, che però sarebbe a costo zero, addirittura il suo valore è sceso a 10 milioni e ha solo 28 anni. Pensate ai problemi, alla sua carriera, come sia veramente, stia andando verso il tramonto. Qualcuno scrive con Inzaghi il demone riuscirebbe a recuperare anche lui, però mi sembra una scommessa molto rischiosa, senza dimenticare poi comunque il suo ingaggio fuori portata, e non credo che il suo agente si accontenti, prende 15 milioni all'anno, quindi non credo che si accontenti di poco. Io passerei oltre, però fatemi sapere anche la vostra posizione. Al contrario, l'Inter continua sulla pista Gudmundsson, valore sui 30 milioni, che però può essere abbassato con dei giovani da avvenire, di sicuro successo per abbassare la richiesta cash per pagare, come ormai abbiamo visto, una prassi consolidata, utilizzare una pedina di scambio per pagare il prestito oneroso e poi fissare un riscatto obbligatorio tra un'altra stagione, quando anche i conti saranno di nuovo e ulteriormente migliorati e si andrà verso il pareggio del bilancio grazie alla nuova Champions, grazie al Mondiale per Club, grazie al nuovo sponsor di maglia che verrà annunciato a fine della stagione. Quindi si va avanti su Gudmundsson, difesa, Hermoso, altro possibile giocatore in scadenza ad arrivare insieme a Taremi Zilinski, serve un esterno destro su cui si lavora, si cercherà di finanziare il mercato in entrata con la cessione di Dumfries, che comunque non ha ancora rinnovato e non si può rischiare di perderlo a zero tra un anno. E poi c'è la questione secondo portiere, Bento piace, l'Inter ci lavora da tempo, il suo prezzo però sta lievitando, quindi non so se per un portiere al momento da far crescere sotto Sommer si può pensare subito di fare un investimento del genere quando sono altri i ruoli da potenziare, abbiamo detto difensore, attaccante, servirebbe anche un centrocampista fisico con centimetri da mettere in mezzo al campo, però con Zielinski al netto di quello che saranno
poi le offerte che arriveranno in via della Liberazione, la squadra è completa, aspettiamo e vediamo. L'amico Tancredi ha invece ipotizzato, comunque raccontato di un Inter che continua a lavorare su Zirkzee con il Bologna e ha, diciamo, proposto, ha pensato al sacrificio di Carboni e Fabian per arrivare a Zirkzee, che secondo le ultime avevamo visto valere addirittura, secondo le richieste del club bolognese, sui 70 milioni. Utilizzare Carboni, valutato una trentina, Fabian, che però poi l'Inter dovrebbe ricomprare e ricedere per abbassare più della metà il costo dell'olandese e farne un'ulteriore mattonella per il futuro. Fareste un sacrificio del genere? Chiedo io a voi. Sacrifichereste Carboni e Fabian per arrivare a Zirkzee? E anche sottrarlo a Juve e Milan che ci stanno provando in tutti i modi? Fatemi sapere, commentate. Adesso passiamo proprio alla lettura dei vostri messaggi, di cui vi ringrazio soprattutto a Black Rose che mi ha fatto commuovere. E anche a tanti di voi, veramente, se no sarebbe veramente difficile andare avanti. Allora, scrive Black Rose: quello che dici è giusto, Marco. In rete ci potrebbero essere le più disparate espressioni dell'intelletto umano, invece spesso e volentieri vediamo solo il peggio e sempre le stesse 3-4 cose: ostentazione di ricchezza e bellezza fino alla nausea. Comportamenti aberranti e preoccupanti, volta alla ricerca ossessiva dell'attenzione altrui, dissing in cui per due visual si insulta a volontà chiunque ti capiti a tiro, e challenge in cui si rischia allegramente la vita propria degli altri. I troll e gli haters sono un riflesso prodotto dalla popolarità altrui. Per loro l'unico rimedio è introdurre l'obbligo di codice fiscale o SPID all'atto di registrazione su un social o anche solo di una casella di email. Il vero problema è alla base di ogni attività web, e c'è chi sponsorizza e sostiene tutto questo e ci marcia sopra. Se le visualizzazioni di qualsiasi contenuto non fossero sostenute e pagate dalla pubblicità, non ci sarebbero certi mitomani. Questo canale oggi rappresenta una vera e propria mosca bianca sul tubo, specialmente considerando il tema trattato. Mi ricorda i forum dei primi anni 2000. Lo dimostra il fatto che Marco, nonostante i quasi 50.000 iscritti e diversi anni di attività sul canale, non faccia televendite e marchette varie nei suoi video, la dimostrazione della grande passione che ha per l'Inter e il suo lavoro, e al contempo denota il grande rispetto che ha della sua community. Avrebbe potuto fare come gli altri, oggi avrebbe 500.000 iscritti facendo marchette, comprando iscritti fasulli, pagando utenti finti per fare commenti, dissando altri creators, promuovendo link di coaching, truffe, scommesse, diete miracolose, facili guadagni e quant'altro ci sia di scorretto sul web che ti possa far fare il salto a livello numerico. Invece ogni utente di questo canale ne vale almeno 100 o forse 1000 di un altro YouTuber, perché sono tutti esseri pensanti, dotati di libero arbitrio e non è affatto così scontato al giorno d'oggi. E io aggiungo anche di educazione e rispetto, che sono i valori fondamentali che chiediamo e che alla fine tutti voi rispettate, e sono grande motivo di orgoglio. E che mi danno la forza nonostante tutte queste minacce di morte, dei peggiori malauguri che ci possano essere, si va avanti. Andrea Cadei, una bellissima frase, non mi ricordo di chi diceva, che il problema è che viviamo in un mondo dove la stupidità è ascoltata, l'intelligenza ignorata,
e l'educazione è passata di moda. Noi non molliamo di un centimetro, Marco, e siamo sempre al tuo fianco in questa battaglia e siamo tanti. Scusate, un po' mi commuovo perché veramente la situazione è molto difficile. Joseph Mega, sono d'accordo con te, oramai è diventato estremamente difficile sopportare delle situazioni che stanno prendendo una piega insopportabile con messaggi che inneggiano alla violenza e all'odio. Noi siamo e sempre saremo al tuo fianco per combattere anche questa battaglia di civiltà che permetta di porre fine a queste situazioni e regolamentare in maniera efficace l'utilizzo dei social. Ringrazio anche Martina, sono sconcertata, inorridita da tanta cattiveria. Caro Marco, le persone educate e professionali come te da sempre scomode per un mondo sempre più malato di odio. Ci si indigna giustamente per gli episodi di razzismo nello sport e non solo. Poi apriamo i social, dice Luca De Feo, e ci rendiamo conto che esiste una realtà anche peggiore che nessuno combatte o regolamenta. Una realtà fatta di odio, minacce di morte, razzismo, qualcosa di aberrante, come dicevi tu. La cosa che fa sorridere è che esista un tasto che consenta di segnalare e avere giustizia, segnalazioni che sono totalmente ignorate, vedo tanta ipocrisia. Per fortuna abbiamo uno spazio come questo. 100% informatica, da molto tempo sostengo la tesi che per iscriversi ai social e a ogni piattaforma si debba usare lo speed, purtroppo non viene presa nessuna precauzione perché vedendo l'ignoranza e la malvagità delle persone i media fanno notizia, le grandi potenze del mercato trovano sempre nuovi spunti su come aggirarci, il governo ha davanti agli occhi un popolo che si può convincere con una semplice immagine, due parole in croce, grazie anche a Anthony, Rita, Luca, Paola e Tony e tutti voi, Lorenzo Gentile, e grazie. Un minimo di titoli dei giornali prima di salutarci e vedere come andrà questa domenica, però senza Inter. C'è appunto la notizia di Martial sulla copertina della Gazzetta dello Sport, questa offerta, anche se vi ho detto numeri molto rischiosi e un ingaggio che comunque sarà molto più alto di quello di Gudmundsson, anche se non pagheresti nulla per il cartellino. Diavoli da gran finale, Pulisic, Giroud, Leao, il Milan vola, Lecce travolto, il Milan non si ferma più, la Roma vince il derby con un gol di Mancini, tante polemiche, gli scontri addirittura prima di un derby, cose veramente che non vorremmo mai più sentire. C'è anche Martial offerto Anthony, l'Inter valuta ma la priorità è Gudmundsson, poi chiodo fisso e lo vedete qua, testa al derby, scudetto Inzaghi non cambia, dentro Ciala e tutti i titolari, l'idea Pereira invece a Udine. Buona domenica a tutti, oggi vediamo se farò una